oggi a Radiofonica è venuta a trovarci Elisa Tonelli, una cantautrice originaria di Assisi, e ci facciamo raccontare qualcosa di più direttamente da lei. Qual è il tuo percorso, Elisa? Allora, ciao, il mio percorso, diciamo, è abbastanza frastagliato, nel senso che ho iniziato con la musica classica e poi sono approdata in una sperimentazione jazz e adesso sto studiando canto barocco, diciamo che mi incuriosisce molto, mi incuriosiscono i vari generi e sicuramente posso dire di essere una musicista, se proprio mi devo infilare in un genere, forse di world music comunque. E che cosa significa world music? Significa tante cose, significa comunque una sperimentazione di vari generi partendo comunque da radici, comunque da una base di musica folk sicuramente. Allora, nel 2014 è uscito il tuo primo disco da solista, Fertile, il desiderio che spinge la vita, ce lo racconti? Allora, Fertile, allora, il desiderio che spinge la vita è lo spettacolo in realtà. Fertile è questo disco che, diciamo, parte da melodie di Cantigas, quindi anche da, e anche da altri brani, insomma, di musica antica, e poi si disperde un po' nel mondo del jazz, dico si disperde nel senso che queste melodie arcaiche poi vengono, diciamo, sovrastate da soli, no? Dai soli, dai sax, da brani un po' più swing, un po' più moderni, anche un po' più contemporanei. Diciamo che c'è un intreccio di modernità e di antichità, diciamo. E Fertile è proprio un qualcosa in divenire, è diventato poi il desiderio che spinge la vita, appunto perché è un desiderio che non compra, ma è un desiderio che accoglie, che ha un seme che poi porterà sicuramente qualcosa senza dover far nulla, senza dover contare o da aspettare comunque. Quanto è difficile fare questo genere di musica, che appunto è un genere un po' difficile, un genere di nicchia, in Umbria, e quanto è difficile emergere anche in questo ambito? Sicuramente in questo ambito è molto difficile emergere, nel senso che è veramente, come hai detto, di nicchia. In Umbria sì, sicuramente c'è una fetta di utenti, anche di ascoltatori, di festival per questo genere. Sicuramente siamo immersi nella musica antica. In Italia anche c'è, perché comunque è un qualcosa che parte dalle radici della musica anche italiana, perché appunto Fertile parte dal folk, comunque sia, ci sono anche dei brani in dialetto all'interno dell'album, poi rivisitati insomma in modo moderno. E è difficile, però diciamo dietro c'è una consapevolezza, in quanto comunque sia è un genere che non andrà sicuramente a Sanremo, insomma, per intenderci. Ma probabilmente appunto non ci vuoi neanche andare tu a Sanremo. Senti, invece da dove trai ispirazione? Da che cosa leggi, che cosa ascolti, che cosa guardi? Questa è una bella domanda, perché in realtà mi perdo facilmente su questo. Io, non lo so, leggo libri di fantascienza, Asimov, ultimamente sto leggendo alcune cose, un po' più New Age magari, no? Però è una, l'ispirazione viene tratta proprio dal vissuto che uno ha, dagli studi che uno ha fatto, dai maestri che uno ha incontrato, dai musicisti, dalla musica che uno ha sentito. E infatti dico sempre, la prima ispiratrice è stata mia nonna, con le sue canzoni epico-liriche umbre, comunque del centro Italia. Sicuramente tutto parte da lì, e poi insieme ci sono una serie di eventi e di ascolti e di vicissitudini che mi hanno portata appunto a Fertile, a fare questo putpurri insomma di generi. Ebbene, noi ti ringraziamo, Elisa, e diamo appuntamento a tutti gli ascoltatori a Spello, perché al Teatro Subasio il prossimo 15 novembre ti esibirai, giusto? Sì, faremo il concerto appunto di presentazione del disco, la formazione sarà ridotta, non di 15 musicisti ma di 8, e c'è il testo del racconto e la regia sarà di Viola Buzzi, una grande artista, una grande amica, che ha scritto per me e con me appunto un testo per accompagnare queste musiche. E allora vi aspetto a Spello il 15 novembre a pomeriggio. Grazie, grazie mille, Elisa.